Ciao YouTube, da Moreno, continuiamo con il Brebbia Serenata Mixture numero 28. È un tabacco dalla composizione interessante e particolare, diciamo, perché ha Virginia, l'Attacchia Siriano e Barley, che va un po' a sostituire i tabacchi orientali che sono un po' le componenti classiche delle miscele inglesi. Andiamo a caricare anche oggi a pizzichi perché il tabacco è pronto, come umidità intendo, per essere caricato immediatamente. La fumata di ieri ricordo che era andata molto bene all'inizio, con dei sapori interessanti. Per chi non ha visto il video, lo trovate nella playlist Un tabacco per una settimana. E poi ho notato un certo appiattimento dei sapori dalla metà fornello fino verso la fine. Andiamo a compattare un pochettino dopo una pressione nel finale. Ora sigla e poi ci rivediamo. Ciao YouTube, come avete visto ho caricato e ora acceso la Peterson Pipe of the Year John Bull che avete visto nell'unboxing per questa seconda fumata con il Serenata Mixture numero 28 by Brebbia, tabacco che reperirete tranquillamente anche in Italia. Vediamo se anche questa seconda fumata ha le caratteristiche della prima. Dovrebbe essere così perché la pipa non è molto differente, insomma, sempre palatale, bocchino P-Lip con foro palatale, e anche le caratteristiche della pipa, insomma, più o meno sono quelle. Ricordo che la prima fumata mi aveva colpito molto come apertura, come gusto iniziale, e anche questa è così. Tabacco subito molto latacchioso. Poi avevo notato un appiattimento abbastanza sostanziale dalla metà fornello in avanti, poi ci eravamo lasciati non a fumata conclusa, e insomma gli ultimi 10 minuti o anche 20 avevo notato ancora di più questo appiattimento. Sono curioso di capire se è una costante di questo una caratteristica costante di questo tabacco. Nel caso, se dovesse verificarsi anche oggi, da domani, dalla prossima fumata, proveremo a ridurre un po' le dimensioni del fornello, magari anche un fornello conico, in modo da concentrare un pochettino di più i sapori. Ci vediamo dopo per un aggiornamento. Rieccoci praticamente alla quasi fine del fornello Peterson John Bull. Allora, purtroppo devo dirvi che questa fumata si è comportata un po' come la prima,
forse un pochettino peggio, nel senso che la monotonia del tabacco, più che monotonia, sì, è un po' piatto, un po' sapori sempre uguali. La tachia va a perdere tantissimo dopo l'accensione, si è manifestata un pochettino prima. Conduzione della fumata sempre perfetta, ho acceso 2-3 volte. Allora, prende un po' il sopravvento il Barley e il Virginia, e il Virginia non è forse un Virginia di qualità eccelsa. C'è da dire che arrivo da un periodo in cui ho fumato molto i tabacchi scurci, il 128, il Sob, che vedremo tra poco, probabilmente appena finita questa serie. E quelli sono degli esempi di miscele inglesi saporite, veramente, che mantengono il sapore dall'inizio alla fine e riescono ad evolverlo. Quindi in questo momento, probabilmente, io non lo sapevo, avevo molte aspettative da questo tabacco, però era forse il momento meno indicato, perché appunto ho ben presente quei sapori del Sob, ma anche, per dire, paragonandolo non con gli scurci che non ci sono in Italia, ma con lo Squadron Leader, con lo Skiff Mixture di Samuel Gewitt, per ora è presto, siamo al secondo giorno, ma non mi sembra reggere il paragone. È comunque una miscela inglese piacevole, di buoni sapori, non ci sono saporacci, però pecca un po' di banalità. Vediamo domani, caricandolo in un fornello diverso, proviamo a cambiare un po' le dimensioni del fornello, cerchiamo di correre un po' ai ripari, come si dice, cerchiamo di capire come salvare questa miscela. Ciao, al prossimo video.